È stata approvata nell'ultimo consiglio comunale di Roseto la mozione presentata dal consigliere comunale Rosaria Ciancaione riguardante la tutela, valorizzazione e pubblicizzazione della riserva del Borsacchio. Sì, è stata approvata questa mozione e devo dire con grande soddisfazione da parte nostra, del nostro gruppo e credo anche da parte di tutta l'associazione Guide del Borsacchio, che sappiamo in questi anni ha lavorato tantissimo e continua a lavorare per tenere in ordine quella riserva. Adesso finalmente c'è un progetto in base al quale tante attività potranno essere implementate, potranno essere migliorate. E adesso vedremo un attimo se questa mozione, diciamo, a differenza di tante altre mozioni, purtroppo, avrà un esito diverso, e cioè sarà concretamente attuata, perché questo è un po' il timore, no, che tutti quanti noi abbiamo, perché in Consiglio Comunale abbiamo visto tante volte approvate delle mozioni, faccio l'esempio quella che approvammo nel 2016 sulla vulnerabilità sismica delle scuole, che purtroppo poi non ha visto assolutamente la luce. Quindi su questa invece speriamo che ci sia qualcosa di più concreto, che ci sia veramente un'attuazione di tutte le attività possibili rispetto, diciamo, anche alla normativa e al bando che è stato fatto. Oltre a questo, oltre alla riserva del Borsacchio, quella mozione sappiamo riguarda anche la gestione delle spiagge libere. Adesso ci sono dei contributi da parte della Regione che ha assegnato a Roseto degli Abruzzi 160.000 euro. Anche qui, finalmente le associazioni di volontariato potranno avere anche una sorta di, tra virgolette, di ristoro per le piccole spese, il personale che devono impiegare per poter tenere in ordine queste spiagge, e speriamo che l'amministrazione appunto adotti un progetto che sia in qualche modo rispettoso soprattutto del distanziamento sociale in questo momento del Covid-19, che ancora purtroppo ci fa temere tantissimo.